Prima si riuniranno per uno sciopero di 2 ore, poi andranno a Roma per far sentire la loro voce. Sono gli oltre 200 metalmeccanici modenesi che attraverso il sindacato FIOM CGL denunciano una situazione insostenibile, governata dai costi esorbitanti di gas ed energie e da un caro vita che li sta mettendo in ginocchio. Per ribadire al futuro governo che si insidierà le richieste sindacali per fronteggiare il caro vita, contrastare la precarietà, aumentare i salari e le pensioni, che sabato 8 ottobre a Roma si terrà la manifestazione della CGL nazionale. Il lavoratore è la catena finale del disagio che si potrebbe determinare nel prossimo mese, nelle prossime settimane. È quello che comunque le bollette a rincarate le deve pagare, è quello che rischia di andare in cassa integrazione per la scelta aziendale eventualmente di ridurre i costi, quindi di non portare a casa uno stipendio pieno, è quello che già adesso paga nel carrello della spesa buona parte di quell'inflazione spaventosa che non avevamo mai visto prima. Quello che i lavoratori chiedono è alle imprese, quello che noi chiediamo è, innanzitutto andremo sabato a Roma con tutta la CGL, andremo a chiedere al futuro governo, nel senso che ancora non l'abbiamo, ma andremo a chiedere dei provvedimenti importanti, andremo a chiedere di aumentare l'integrazione salariale, qualora ce ne fosse bisogno, perché aumenta tutto ma non quella. Ma se il governo e i lavoratori chiedono di intervenire subito con provvedimenti per evitare la crisi sociale, venerdì 7 ottobre i metalmeccanici modenesi sciopereranno 2 ore per chiedere alle imprese locali di fare la loro parte. Andremo a chiedere alle imprese le stesse cose che fondamentalmente andiamo a chiedere al governo il giorno dopo. Andremo a chiedere alle imprese a loro volta di mettersi del loro, perché in questi ultimi anni, in quest'anno ma anche nel 2021, i fatturati delle imprese, gli utili delle imprese sono stati alti e forti. Ed è il momento che mettano anche qualcosa di proprio nel contribuire ad evitare quello che può diventare veramente un dramma sociale. Andremo a chiedergli di integrare a loro volta la cassa integrazione, qualora ce ne fosse bisogno, quindi di metterci qualcosa in più per permettere ai lavoratori di pagare l'affitto e andare a fine mese nonostante la bolletta.